Ben ritrovati amici di Moonclick e Moonclick Magazine, io sono Alessandra Basile. Finalmente negli uffici di Moonclick abbiamo creato l'area relax e oggi l'andiamo a inaugurare con questo televisore di TCL. È uno smart TV con sistema operativo Android. Vi racconto tutti i dettagli subito dopo la sigla. Luce qui nell'area relax di Moonclick, così posso farvi apprezzare veramente la qualità di questo televisore. Passiamo però subito alla scheda tecnica. Allora, questo modello ha una diagonale da 55 pollici su un pannello Ultra HD 4K HDR. Come vi ho detto prima, si tratta di una Smart TV, infatti ha come sistema operativo Android nella versione 8.0. Tra l'altro possiede proprio anche il certificato Google, perché TCL è partner appunto di Google, per questo abbiamo quindi anche la Chromecast già integrata. Per quanto riguarda invece il comparto audio, abbiamo delle casse JBL integrate, poi proviamo subito come funzionano. E poi c'è anche da dire che questo televisore ha vinto anche un premio, si tratta dell'ASA Award 2018-2019 come Best Buy, proprio come TV LCD da 55 pollici. Però adesso basta con i numeri, basta con le specifiche tecniche, vi racconto come sta andando e come ci stiamo trovando con questo televisore nell'area relax di Moonclick. Principali di questo televisore, vale a dire appunto il sistema operativo Android. Questo ci permette innanzitutto di avere alcune app preinstallate sul televisore. Abbiamo qui nella schermata home subito le classiche app da streaming, quindi Netflix piuttosto che Google Play. Scendendo le varie sezioni esplodono, facendo vedere quindi una piccola anteprima di quello che si andrà a vedere. Abbiamo sotto anche la radio, quindi come ulteriore scelta per l'intrattenimento. Dopo comunque facciamo un piccolo test su strada della qualità audio video appunto di questo televisore. Però cosa significa avere uno smart TV in casa appunto con certificazione Android, che ad esempio ha anche la Chromecast integrata? E questo tra l'altro è veramente comodo quando si vuole per esempio trasmettere un contenuto che sia sul proprio smartphone Android direttamente sul televisore. È veramente molto facile. Se io adesso per esempio volessi farvi vedere un video che io ho qua su questo telefono, mi sarà sufficiente fare condividi, Smart View, scegliere Android TV appunto dallo schermo dello smartphone, riproduci video e in un attimo è appunto sul televisore di casa. Tra l'altro questo bellissimo video di Moonclick che vi invito ad andare a vedere, perché c'è una sorpresa che bolle in pentola. Però come avete visto è veramente una cosa velocissima. Adesso torniamo indietro. Ok, e quindi ecco, questo è uno degli aspetti principali. Non solo, avendo appunto un televisore smart TV Android, se per esempio in casa avete un assistente vocale come Google Home o Google Home Mini, sfruttando entrambi la stessa rete Wi-Fi, ovviamente andranno a dialogare tra di loro, quindi potrete per esempio comandare il televisore semplicemente dall'assistente vocale, quindi banalmente con un ok Google riproduci Stranger Things su Netflix, farà tutto in automatico, quindi voi non dovrete andare a smanettare sul telecomando per far partire la vostra serie TV. Ma adesso vediamo ancora qualche dettaglio in più. È arrivato il fatidico momento della prova su strada del televisore TCL. Abbiamo detto quindi che si tratta di un televisore con risoluzione Ultra HD 4K HDR, quindi ho scelto un contenuto che fosse adeguato per verificare effettivamente la qualità delle immagini. La gamma colore, tra l'altro gamma gamut ultra wide, e quindi ho scelto questo film Highwayman anche perché proprio ha delle ambientazioni piuttosto cupe, quindi vi vorrei far vedere soprattutto la qualità dei neri, che ho trovato particolarmente soddisfacente. Quindi adesso bando alle parole e vi faccio vedere Highwayman. Potete vedere in effetti come si vedono tutte le sfumature dei neri, dei grigi, e per poi adesso passare invece a questa parte un po' più colorata, ma veramente era impressionante come ci fosse un livello di dettaglio veramente top.
Però adesso è arrivato anche il momento della prova audio, perché comunque abbiamo detto che abbiamo quindi le casse della JBL, che è sicuramente comunque un brand leader per quello che riguarda appunto la qualità audio, quindi c'è tantissima aspettativa da questo punto di vista. Quindi penso che la cosa migliore sia passare a qualcosa di un po' più movimentato e mettiamo il volume al massimo, sperando di non dar troppo fastidio, quindi gli uffici di un click. You're not gonna want that more, right? So che non potete sentirlo veramente, però io vi garantisco che il divano qua sta un po' vibrando, quindi effettivamente comunque i bassi sono molto profondi e la qualità audio è veramente ottima. Io ho già intravisto qualcuno dall'altra parte della vetrata che mi guardava male perché il volume era un po' troppo alto, quindi sicuramente possiamo dire che la prova audio video è stata superata. Voglio far vedere un'altra particolarità con cui tra l'altro io in questi giorni mi sto divertendo tantissimo, voglio dire il telecomando con il voice control. Intanto, vabbè, vi anticipo che c'è il tasto Netflix dedicato, che questo è sicuramente molto comodo se siete veramente dei fan di Netflix. Però veramente la cosa divertente è il fatto di poter comandare il televisore con la voce, quindi chiedendo cose a Google di ogni genere. Quindi adesso proviamo con un paio di esempi, tipo: cerca un horror. E qua mi sta facendo vedere alcuni film, appunto, horror, effettivamente. Però iniziamo a spaziare un po', cioè non è possibile semplicemente cercare dei film o delle serie, si può spaziare un po' a 360 gradi, quindi chiediamogli il metodo di domani. Che tempo fa domani a Bimercate? E ci dice che domani, giovedì, a Bimercate, ole, piove. Cercami un supermercato. Ci sono almeno 3 posti nel raggio di 750 metri. Vuol dire che devo andare a fare la spesa. Il gigante supermercati in via Torri Bianche, 16 a Bimercate, è a 270 metri da qui e ha una valutazione di 4,1 stelle. Poi vediamo cosa possiamo provare a chiedere. Chiediamogli qualcosa di Moonclick. Cerca una recensione di Moonclick su YouTube. Ci sono in effetti le nostre recensioni, quindi questa cosa qua secondo me è divertentissima e poi effettivamente è comoda perché permette di fare delle ricerche, quindi di vario tipo su internet, semplicemente utilizzando il televisore e vedendo il tutto direttamente appunto sullo schermo. Perché dovreste comprare questo televisore TCL? Beh, intanto bisogna dire che probabilmente TCL non è uno dei marchi più diffusi tra i salotti delle case italiane, però in realtà abbiamo di fronte quello che è il secondo produttore a livello globale di televisori, con una fabbrica di pannelli proprietari che quindi non viene delegata a terze parti. Quindi questo è già innanzitutto un plus non da poco. E poi, insomma, l'abbiamo visto prima, no? Abbiamo comunque un rapporto qualità-prezzo veramente ottimale, perché comunque con meno di 1000 euro comunque potete apprezzare dei contenuti con la qualità Ultra HD, 4K HDR, come abbiamo visto prima per esempio su Netflix, e una qualità audio veramente notevole che a volte non sempre viene presa in considerazione, ma in realtà il fatto di aver scelto di integrare nel televisore delle casse JBL è veramente, secondo me, un punto a suo favore. E poi c'è da dire quella che è un po' la ciliegina sulla torta: il fatto di avere a che fare con uno smart TV con sistema operativo Android integrato permette di ampliare un po' a 360 gradi quelle che sono effettivamente le possibilità di interazione con il televisore, perché comunque a partire semplicemente dalle app preinstallate, ma ovviamente anche a tutto quello che è l'ecosistema Google, quindi per esempio con un Google Home Mini,
bambini, ma soprattutto poi con quello che abbiamo provato a fare prima, no? Con il controllo vocale direttamente sul telecomando, che permette tramite l'assistente vocale di Google di fare un po' di ricerche che, insomma, noi ci siamo divertiti prima, però in realtà è evidente che poi nell'utilizzo quotidiano questo aiuta di molto quelle che sono quelle piccole ricerche che servono un po' in tutti i giorni. Quindi abbiamo visto un po' da vicino questo televisore, vi ho raccontato quali sono i suoi punti di forza, vi consiglio comunque ovviamente di leggere poi tutto nella nostra recensione su Moonclick Magazine e vi ringrazio per l'attenzione. Io sono Alessandra Basile, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social e alla prossima!